la nuova edizione del TG Flash di Mediterraneo News. Ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 23 febbraio a Bari per assistere alla messa officiata da Papa Francesco a conclusione dell'incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo Frontiera di Pace. Sul significato di questo appuntamento abbiamo sentito Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto. L'ha intervistato Saverio Carlucci. Come si sta preparando Bari e la sua comunità ad accogliere Papa Francesco, che verrà in città per la seconda volta in poco tempo? Bari, e non solo Bari, tutta la diocesi, ma credo tutta la Puglia, riscopre sempre di più la sua vocazione, una vocazione di ponte tra Oriente e Occidente e anche vocazione all'accoglienza. L'incontro con il Papa è preceduto dall'incontro che vedrà i delegati delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ognuno di questi pastori parlerà della propria esperienza, a volte anche dolorosa, legata alle guerre e ai conflitti in questo mare mediterraneo. Infatti, durante questo incontro si parlerà di come realizzare percorsi concreti di pace. Il compito dei pastori non è un compito geopolitico, anche se ha dei riflessi. Però soltanto se noi riuscissimo ad ascoltare queste persone che hanno una visione a volte diversa dalla visione che noi abbiamo. E se si va in Libano, porto solo un esempio, ci si trova di fronte a 2 milioni di profughi in un paese di meno di 4 milioni di abitanti, cioè meno della Puglia. Allora, quando noi parliamo di invasione di immigrati, significa che siamo fuori dalla realtà. Il fatto stesso che dei vescovi di queste regioni si incontrino e esprimano la volontà di dialogo, di pace, di accoglienza, già questo è un annuncio. La pace non è solo assenza di guerra. Il Papa, quando è venuto il 7 luglio del 2018 a Bari, ha sottolineato come la pace è il frutto della giustizia. L'emergenza coronavirus. Sono migliaia ogni giorno, da una settimana a questa parte, i passeggeri sottoposti a misurazione della temperatura corporea all'aeroporto di Bari Palese. Vengono controllati in particolar modo quelli provenienti dall'estero, dall'area Schengen ed extra Schengen, e anche quelli in arrivo da Roma Fiumicino. Non sono preoccupati, arrivano col sorriso e sono contenti di contribuire, ha spiegato il medico del Ministero della Salute Luca Mascolo, che coordina i controlli all'aeroporto. Continua a diminuire la natalità in Italia. L'Istat segnala un calo preoccupante e assegna la maglia nera al mezzogiorno. Ce ne parla Maricla Pastore. Culle vuote nel mezzogiorno e allarme denatalità al sud, dove si fanno sempre meno figli da ormai 6 anni. Secondo l'indagine dell'Istituto Statistico Italiano, le regioni meridionali presentano un bilancio demografico con un gigantesco segno meno. Nonostante in alcune zone del nord Italia, come le province autonome di Bolzano e Trento, si sia registrato uno sviluppo con tassi di variazione pari a più 5 e più 3,6 per mille, la popolazione italiana è diminuita di 116.000 unità. Infatti, secondo gli indicatori demografici Istat del 2019, calcolati fino al 1 gennaio 2020, i residenti nel nostro paese ammontano a 60 milioni e 317 mila. Ciò che cresce purtroppo è il divario tra nascite e decessi. Per 100 persone decedute arrivano soltanto 67 bambini. 10 anni fa erano 96. È facile spiegare il fenomeno in termini sociologici. In Italia la natalità va di pari passo con lo sviluppo territoriale. Si fanno perciò figli laddove ci sono più servizi e redditi più alti. I grandi poli di attrazione sono Lombardia ed Emilia-Romagna, le zone più povere di bambini, quelle del sud. Sempre secondo l'Istat, circa un quinto delle nascite del 2019 proviene da madri straniere, con un totale di 85.000 contro le 349.000 da cittadine italiane. L'età media della popolazione, invece, segna un ulteriore rialzo, raggiungendo i 45 anni. Passiamo alla cronaca. Attentato questa mattina contro lo studio del sindaco di Soleto, nel Salento, Graziano Vantaggiato, 53 anni, eletto in una lista civica. Un ordigno rudimentale è stato piazzato davanti all'ingresso, che è stato danneggiato. L'esplosione ha svegliato i vicini, che hanno dato l'allarme. Indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini registrate dalla videosorveglianza. E ora parliamo di agricoltura. Anna Piscopo ci fa il punto sulla situazione xylella. L'avanzata della xylella non si arresta, dalle campagne del Salento a quelle del Tarantino fino alle porte di Bari.
quasi 200.000 ettari infetti e 21 milioni di ulivi distrutti negli ultimi anni, con danni enormi anche sull'economia pugliese. Per questo a fine gennaio la conferenza Stato-Regioni ha dato l'ok al decreto del Ministero dell'Agricoltura che prevede un piano di intervento di 300 milioni di euro, 150 per quest'anno e altri 150 per il 2021. Un piano fortemente voluto anche da Confagricoltura Puglia, seppur con qualche riserva. Eravamo fortemente scettici a che la Regione Puglia direttamente andasse a gestire questi 300 milioni, considerato le performance che ha avuto sul PSR. Il riferimento è ai fondi europei per l'agricoltura, in particolare a quelli per il piano di sviluppo rurale, il PSR appunto, e agli 86 milioni che non sono stati spesi dalla Regione e che quindi vanno restituiti. La Regione, d'altra parte, ha chiesto all'Europa una deroga affinché possa spendere questi soldi entro l'anno. Sono passato dalla tua azienda e ho visto gli schiavi lavorare. Questo il contenuto delle intercettazioni registrate tra l'imprenditore agricolo Libero Perugini e un suo conoscente. Perugini, titolare dell'omonima azienda agricola, è in carcere da 2 giorni nell'ambito dell'inchiesta anticaporalato condotta dalla Procura e dai Carabinieri di Foggia. L'accusa nei suoi confronti è intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e false dichiarazioni all'INPS. Passiamo alla politica. Raffaele Fitto rimane il primo candidato di Fratelli d'Italia per il voto di primavera alle regionali. Il punto nel servizio di Maria Cristina Mastrangelo. Fratelli d'Italia resta ferma sulla difesa di Raffaele Fitto come candidato per il centrodestra alla presidenza della regione, bocciando così di fatto la richiesta della Lega di proporre un suo nome alla guida della coalizione. Per il Carroccio era spuntata infatti l'ipotesi di coinvolgere l'ex rettore dell'Università di Bari, Felice Antonio Uricchio, attuale presidente dell'ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario. Al momento comunque la partita resta aperta. Dal centrosinistra invece, mentre sulla sponda renziana di Italia Viva non è stato ancora deciso quale sarà il candidato, gli elettori del PD hanno confermato la fiducia a Michele Emiliano, sostenuto anche dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha parlato di lui come il miglior candidato possibile. E di queste ore infine la notizia che ha creato non poco imbarazzo proprio al presidente Emiliano. Pippi Mellone, sindaco di Nardò, noto per la sua provenienza da ambienti di estrema destra, in passato legato a Casa Pound e ora fedelissimo del governatore, ha proposto di chiudere la sede leccese dell'Associazione Nazionale dei Partigiani per rendere onore ai martiri delle foibe. Passiamo alla situazione ex Ilva. Il governo si è dichiarato disponibile a entrare nel capitale e trovare un'intesa con ArcelorMittal. Simona Latorrata. Il governo è disponibile a entrare nel capitale ad accogliere alcune istanze di ArcelorMittal se ci sarà un processo di decarbonizzazione. Lo ha detto il commissario straordinario dell'ex Ilva, Antonio De Novi, durante un'audizione alla Camera in Commissione Ambiente e Territorio. Un incontro per chiarire alcuni dei punti previsti dall'accordo governo-azienda, che sarà presentato il prossimo 6 marzo, data ultima per evitare il recesso di ArcelorMittal. L'obiettivo è una produzione di 8 milioni di tonnellate e la piena occupazione, ha sottolineato Novi, senza tralasciare la sostenibilità ambientale. Intanto, per domani mattina, il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha convocato un tavolo di crisi per fare il punto sul saldo dei salari e dipendenti delle imprese appaltatrici. Nei giorni scorsi il colosso franco-indiano aveva dichiarato saldato il debito di circa 20 milioni di euro, ai quali se ne dovrebbero aggiungere altri 6 nei prossimi giorni. Una situazione che non è però confermata dall'Associazione degli Industriali, che lamenta un ritardo nei pagamenti effettuati, in realtà in parte. Intanto FIM, FIOM e UIL hanno annunciato la presenza di un presidio domani fuori dalla prefettura per chiedere che venga discussa anche la questione dell'integrazione salariale del 10% per i lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, non erogata per il mese di gennaio da ArcelorMittal. Le orecchiette fatte in casa, tipiche della nostra regione, soprattutto di Bari, sono ormai un successo mondiale. Proprio per questo però la loro preparazione è stata regolamentata. Ora, per venderle, bisognerà rispettare le linee guida comunitarie. La Giunta regionale pugliese ha infatti approvato la normativa sull'igiene degli alimenti prodotti in abitazioni private, regolamentando così il settore dell'home food. E a proposito di cibo, bisogna evitare ogni spreco. L'associazione Avanzi Popolo 2.0, grazie alla collaborazione di alcuni pattinatori, raccoglie da case, forni, pizzerie, cibo avanzato per donarlo ai più poveri. Il servizio di Luigi Bussu. La solidarietà a Bari corre veloce sulle rotelle dei pattini in linea.
Ogni settimana i volontari del gruppo Patinatori Bari mettono a disposizione i propri roller skate per combattere lo spreco alimentare, in collaborazione con Avanzi Popolo 2.0. Lo scopo è contrastare lo sperpero recuperando, con attività di quartiere e mobilitazione volontaria, il cibo che altrimenti rischierebbe di essere buttato. Si può partecipare in diversi modi, scrivendo un'email, segnalando luoghi, aziende, imprese che sono disponibili a donare eccedenze alimentari, e noi metteremmo l'impresa o comunque il soggetto donatore nel raggio chilometrico più corto possibile in contatto con associazioni, enti no profit, sportelli Caritas, in modo tale da creare una sinergia, una vera e propria rete. Un progetto che non poteva trovare alleati migliori dei patinatori baresi, molto interessati ad abbinare alle loro corse urbane attività in favore dell'ambiente e della comunità. Allora, noi facciamo solitamente almeno una volta a settimana questo giro, che consiste nell'andare da negozianti che aderiscono all'iniziativa, per cui ci danno quello che è rimasto invenduto nella giornata, noi lo raccogliamo negli zaini o nel carrellino e lo riportiamo qui alla chiesa di San Sabino, dove c'è un centro di raccolta. Sono 25 kg di cibo recuperati nell'ultimo giro, anche grazie alla disponibilità dei negozianti. È andata benissimo, perché io quello che avanzava andava buttato, perché noi le cose che prepariamo la mattina non li diamo la sera. Ecco perché. Si chiama Libriamo, è un modo alternativo per trascorrere il giorno di San Valentino. Il progetto, ideato da Bari Social Book, sarà caratterizzato da una serie di eventi nel centro cittadino, da libri in reshow, passeggiata in bicicletta sul lungomare, alle letture ad alta voce in piazza Ferrarese, fino al Flash Book, un flash mob finalizzato allo scambio di libri. Verrà formato un grande cerchio umano e ci si passerà di mano in mano i volumi incartati che ciascuno avrà portato da casa. A spasso con i dinosauri è la nuova mostra evento nel centro commerciale Mongolfiera di Bari, un'iniziativa curiosa e divertente per grandi e per piccoli. Claudio Carbone. Dal mondo perduto di Conan Doyle a Jurassic Park. Da più di un secolo non c'è bambino che non si sia appassionato ai più misteriosi abitanti della Terra, i dinosauri. Fino al 1 marzo sarà possibile visitare nel centro commerciale Mongolfiera Iapigia di Bari la mostra che raccoglie le riproduzioni di 11 esemplari di questi grandi rettili. Tutti potranno scattare foto e selfie, mentre per gli studenti delle scuole primarie sono previste visite guidate alla scoperta di questo affascinante mondo perduto. Le prime visite già questa mattina. È una scelta un po' anomala, perché sono bambini di prima e i dinosauri non sono un argomento che si studia in prima, però abbiamo cavalcato l'onda della normale curiosità che i bambini nutrono nei confronti di questi animali ormai estinti. Per tutti i bimbi anche simpatici gadget. La visita guidata ha sortito un buon effetto, perché sono stati letteralmente coinvolti dal racconto delle esperte che ci hanno guidato. Quindi consigliamo anche alle colleghe di fare questa esperienza, perché i bambini sono stati veramente molto attirati. E ora una notizia a metà tra cronaca e sport. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Antonio Cassano. L'ex bomber di Bari Vecchia dovrà pagare 263.000 euro che erano sfuggiti al controllo del fisco quando il giocatore militava nella Roma. La Cassazione ha fugato le perplessità emerse nei primi gradi di giudizio sul fatto che i compensi oggetto del ricorso dell'Agenzia delle Entrate fossero soggetti a tassazione. Antonio Cassano aveva già avuto problemi con il fisco quando giocava in Spagna con il Real Madrid. Sta per entrare nel vivo la 626esima edizione del Carnevale di Putignano. Quest'anno i festeggiamenti sono all'insegna della battaglia all'inquinamento. Maria Michela Sarcinelli. La terra vista dal Carnevale, questo il tema dell'edizione 626 del Carnevale di Putignano, il più antico d'Italia. 7 giganti di cartapesta in gara e altre 4 sfilate in programma per le prossime 2 domeniche al mattino, martedì 25 e sabato 29 nel pomeriggio. I carri allegorici di questa edizione rappresentano un mondo malandato, il nostro, ma raccontano e danno forma al sogno di un pianeta meno inquinato, ricordando a tutti che gesti responsabili
rinnovabili possono avere ripercussioni sull'ambiente. Non sono mancate le polemiche dopo la prima parata, iniziata con 2 ore di ritardo, contrattempi forse riconducibili alle innovazioni introdotte quest'anno, a cominciare dal fatto che sono state eliminate le transenne e modificato il percorso di sfilata. A febbraio sono in programma anche laboratori di cartapesta dedicati ai bambini, ma anche agli adulti che vogliono apprezzare da vicino la realizzazione di queste immense sculture di cartapesta. Fra i carri più apprezzati di questa edizione, l'Apocalisse, ovvero un organo che rappresenta le industrie mondiali, suonato da un pazzo Joker che affiora da un mare di plastica. Finisce qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Mediterraneo News.